Buonasera e ben ritrovati qui a In Salute. Io sono Tommaso. Io sono Michele e come promesso siamo qua per lo speciale di agosto di In Salute. Sì, abbiamo mantenuto la promessa, infatti oggi abbiamo preparato per voi questo super speciale del mese di agosto. Poi Michi ci fermeremo per il mese di settembre, ripartiremo con la nostra canonica programmazione tutte le settimane dal mese di ottobre, quindi stiamo preparando per voi la nuova stagione di In Salute. Nel mentre abbiamo preparato Michi questo bellissimo speciale, però prima ricordiamo un attimo ai nostri telespettatori a casa qual è il nostro format. Esattamente, quindi da ottobre tutte le settimane fino a fine maggio vi terremo compagnia come la scorsa stagione. Vi ricordiamo che In Salute è un format televisivo che parla di benessere a 360 gradi. In ogni puntata c'è un professionista in una tematica particolare che cerca in maniera il più semplice possibile di educare le persone che ci guardano. In questo periodo abbiamo parlato di psicologia, alimentazione, allenamento, fisioterapia, qualsiasi argomentazione, e oggi, proprio perché è agosto, abbiamo deciso di fare una puntata veramente speciale con un ospite d'eccezione. Quindi Tommy, lascio a te la parola per introdurre l'ospite di oggi. Ricordiamo anche i nostri telespettatori a casa che come sempre qui in sovrimpressione troverete il nostro numero di telefono, quindi potrete chiederci qualsiasi tipo di domanda o qualsiasi tipo di quesito per l'ospite che abbiamo invitato nella nostra puntata, oppure anche per qualche spunto per le, nostre, esatto, per le prossime puntate che io e Michele prepareremo per la prossima stagione. Oggi Michi abbiamo preso un super ospite, abbiamo invitato infatti un medico, adesso ve lo presentiamo in breve, è un ginecologo, quindi esperto fondamentalmente del reparto di ostetricia e di ginecologia, è il direttore del reparto di ostetricia e di ginecologia dell'ospedale di Fano Pesaro, e senza dilungarci più di tanto voglio presentare il nostro super Claudio Ciccoli. Grazie dottore. Io vi ringrazio, innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori, vi ringrazio di questa opportunità che mi avete dato di affrontare un tema a me molto caro, che è quello della menopausa, no, che fra un po' introdurrò, e cercando di coinvolgere tutti voi spettatori, cercando di fare, no, una bella discussione insieme e cercando di dare più messaggi possibili a, no, alla gente, alle pazienti, in modo tale, no, da affrontare al meglio questo periodo di vita che si allunga sempre di più, perché sappiamo che l'aspettativa di vita delle donne si è allungata, come in genere, no, della popolazione. Oggi sappiamo che l'aspettativa di vita di una donna si aggira intorno a 87 anni, la donna va in menopausa sempre a 51 anni, per cui vive più della metà della vita in menopausa, con tutta una serie di problemi, no, a cui sarà assillata, ma che però, ecco, a questi problemi noi daremo delle risposte con questa trasmissione. Bellissimo, innanzitutto anche io ti ringrazio per aver accettato l'invito, quindi oggi è una super puntata. Claudio a Fano più o meno lo conoscono tutti, quindi è un grande onore per noi averti qui oggi. Il tema è molto molto importante e racchiude, come già hai anticipato te, una casistica veramente ampia, perché comunque il range di età a cui si va incontro alla menopausa è, diciamo, quasi metà della vita di una donna. Quindi è un tema che molte volte arriva, questa situazione, ma magari le persone non sono troppo informate, quindi oggi possono prendere tanti spunti e quindi ti ringraziamo per questo. Anche perché poi, come sempre, in salute non parleremo solo del problema. Quindi, no, dottore, ci sbilanceremo un pochettino e daremo anche dei consigli utili su come anche andare incontro a questo periodo della vita e come risolverli tanti dei problemi che insorgono durante questa fase. Anche, no? Perché la donna oggi è al centro dell'universo, della società. La donna oggi non accudisce più il focolare domestico, la donna oggi ha importanti ruoli, no, nella vita sociale, nella vita pubblica, nella vita politica, nei ruoli, no, anche a livello di industria, anche a livello della scuola, della cultura. Per cui, ecco, non ci si può permettere con l'inizio della menopausa di lasciare le cose, no, andarle così come la fisiologia in genere, come poi vedremo affrontando la tematica, no, quali sono le problematiche che porta alla menopausa. Quindi, ecco, noi dobbiamo consigliare soprattutto, no, le pazienti che con la menopausa
non finisce la vita, ma si apre un panorama con delle aspettative, no? Grandi e buone, perché ci sono, come vedremo, tante opportunità per rendere questo lungo periodo di vita della donna più piacevole, no? E meno, diciamo, stressante. Perfetto, io direi di introdurci subito nell'argomentazione. Io intanto volevo fare un cappello iniziale, dando alcuni elementi scientifici e spiegare che cos'è la menopausa. Ho introdotto una diapositiva, dove è una vecchia diapositiva, dove già si è visto che dal censimento del 91 al censimento del 2001, in 10 anni, la percentuale di donne superiore ai 65 anni si passava da un 15% a un 18% in 10 anni. Oggi, nel 2020, già la popolazione che ha superato i 65 anni d'età ad oggi è rappresentata da circa il 30%. Quindi noi abbiamo sempre, col passare degli anni, una popolazione più ampia che vive nella menopausa. E oggi l'aspettativa di vita di una cinquantenne, di arrivare praticamente a superare il 90° anno d'età, si aggira nel 2020 ad oggi in una percentuale del 28%, e quindi stiamo assistendo ad un allungamento della vita, e come dicevamo prima nell'introduzione, l'età della menopausa, nonostante che la vita sia allungata, è rimasta sempre nello stesso periodo. La menopausa in genere insorge tra i 48 e i 52 anni. No? Se noi consideriamo che nei primi anni del Novecento la donna aveva un'aspettativa di vita di 60 anni, con la menopausa chiaramente si era arrivati al termine della vita, no? Per cui la donna si richiudeva in se stessa e aspettava praticamente l'exitus finale. Oggi invece praticamente la donna a 50 anni ha una vitalità tale che non si può permettere di sedersi, ma deve praticamente caricarsi e cercare di trovare la forma ideale per poter affrontare i prossimi 30-40 anni di vita che ha davanti. Per cui l'allungamento della vita è importante, ma nello stesso tempo bisogna trascorrerla nel pieno benessere. Per cui vediamo di affrontare la tematica della menopausa. Quindi da qui introduciamo il concetto di salute, che è secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia e infermità. Quindi l'obiettivo nostro è quello di far vivere la donna in pieno benessere, facendole percepire di avere la soddisfazione di vivere la realtà, la quotidianità. Che cos'è la menopausa? La menopausa è un evento fisiologico, colpisce tutte le donne, per cui nessuno può sottrarsi da questo evento. È la cessazione dell'attività ormonale, quindi è l'esaurimento della funzione ovarica. L'ovaio non produce più ormoni, di conseguenza, non producendo più ormoni, la donna non ha più il flusso mestruale. Per cui la menopausa viene considerata come l'episodio, l'ultimo flusso mestruale. Dopodiché non se ne ha più. Perché? Perché chiaramente c'è l'esaurimento dell'attività ormonale. In genere la menopausa è un evento naturale, però ci sono a volte delle menopause precoci che arrivano prima dei 40 anni, e lì è un problema importante, oppure delle menopause che si procrastinano nel tempo e arrivano anche intorno ai 60 anni. Poi ci sono le menopause, quelle provocate in seguito a degli interventi di ovarectomia o di isterectomia, dove chiaramente la menopausa è provocata con un atto chirurgico. E quindi perché si ha la menopausa? Abbiamo detto che la menopausa si ha perché si ha un esaurimento di quella che è la funzione ovarica. Nell'ovaio, dove ci sono i follicoli, che ogni mese con il ciclo mestruale danno luogo all'ovulazione, praticamente a un certo punto questi follicoli si esauriscono e chiaramente non c'è più una produzione ormonale. Questa carenza di estrogeni, progesteroni e di androgeni, praticamente, come vedremo, si ripercuoterà su una sintomatologia particolare sull'organismo,
che praticamente soprattutto con la comparsa di sintomi che sono rappresentate da vampate di calore, insonnia, affaticamento, irritabilità e calo della libido. Quindi, come vedete, no, la donna inizia ad avere un cambiamento e questi cambiamenti vengono percepiti come senso di malessere. Anche perché molto probabilmente nella tua esperienza avrai visto centinaia di casistiche, se non migliaia di casistiche, forse la donna non è neanche mai pronta a questa situazione, quindi quando arriva molte volte può essere una situazione anche perché destabilizzante. Il cambiamento in questa fase è repentino, perché finché la donna produce ormoni praticamente non ha una sintomatologia particolare. Nel momento in cui vengono meno gli ormoni, una serie di funzioni vengono a meno, per cui la donna, e come vedremo poi, no, siccome la menopausa è la carenza ormonale, e se noi andiamo a valutare dove agiscono gli ormoni agiscono a livello di tutti gli organi e apparati. Se noi vediamo, andiamo ad analizzare dove ci sono i recettori sono le serrature dove no, entrano gli estrogeni a svolgere una funzione di trofismo e di funzione dell'organo stesso, quando viene a meno praticamente questa produzione ormonale, i vari organi e apparati subiscono praticamente delle trasformazioni. E praticamente la donna dal mattino alla sera si trova in una situazione praticamente di instabilità psicoemotiva, di instabilità vasomotoria, e inizia una serie di sintomi che la rendono praticamente, no? Gli rendono una vita difficoltosa. E i sintomi della menopausa poi non sono uguali per tutte, no? E possono manifestarsi in modo diverso nel tempo da donna a donna. Alcune donne sono più sensibili alla carenza ormonale, altre donne praticamente invece no, sono meno sensibili. E noi adesso andiamo a analizzare gli effetti della carenza ormonale. Ecco, in questa diapositiva, che adesso va in onda, vediamo che la carenza ormonale si ripercuote sul seno, a livello dell'osso, a livello di tiroide, a livello del sistema cardiovascolare, a livello di cute, mucose, dell'apparato riproduttivo, e praticamente cambia anche la composizione corporea. Per cui voi capite, no? Quando... Che bel cambiamento. che bel dall'oggi al domani, diciamo, sì, che è proprio una trasformazione. Ecco, e la donna, giriamo, sì, se vai avanti, ecco, con la diapositiva, è in preda subito a dei sintomi precoci. Quindi questi sintomi precoci sono i disturbi vasomotori in primis, che sono le vampate di calore, le sudorazioni notturne e le palpitazioni. Poi i sintomi psicologici, come la tensione, l'ansia, la depressione, l'irritabilità, gli sbalzi di umore, le modificazioni della libido e modificazioni anche del peso corporeo. Perché? Perché con la menopausa la tiroide, che è un organo che, diciamo, controlla il metabolismo basale, funzionando meno, e chiaramente a parità di calorie che si introducono, la donna tende ad aumentare di peso. Poi la carenza ormonale, praticamente di estrogeni in modo particolare, determina un aumento relativo degli androgeni, per cui anche la distribuzione del grasso della donna dopo la menopausa, se non si fanno determinati trattamenti, tende ad avere quell'andamento androgeno. Per cui, ecco, queste le modificazioni che la donna avverte subito i primi mesi, no, dall'inizio della menopausa. Poi non dobbiamo dimenticare i sintomi tardivi, quelli che praticamente si manifestano a distanza di 6 mesi, un anno, a volte anche a distanza di decenni, come i sintomi urogenitali, no, che praticamente l'apparato genitale, con i sintomi in particolare la secchezza vaginale, la dispareunia, che è il dolore dei rapporti, come la disuria, come la difficoltà urinaria o l'incontinenza urinaria vera e propria, oppure l'osteopenia, l'osteoporosi, perché con l'inizio della menopausa c'è anche un inizio c'è un inizio di perdita di calcio da parte delle ossa, per cui negli anni
l'osso diventa sempre più debole. Debole, e praticamente a distanza di 20-25 anni soprattutto una tipologia di donne andrà incontro a delle fratture patologiche. Difatti, se non si fa prevenzione, uno dei problemi nella senescenza più importanti è quello delle fratture patologiche sia delle vertebre che del collo del femore. Poi altri sintomi tardivi che si ripercuotono sull'organismo femminile sono le cosiddette malattie cardiovascolari e la comparsa di disturbi cognitivi come perdita di memoria, disattenzione, fino ad arrivare a dei quadri più importanti come la malattia di Alzheimer. E quindi gli effetti invece della carenza ormonale non determinano anche un cambiamento nell'immagine corporea, perché la donna, come abbiamo detto prima, tende ad aumentare di peso, no? C'è una distribuzione centrale androide del grasso corporeo, c'è una diminuzione delle fibre collagene ed elastiche, per cui anche le strutture di sostegno dei vari organi e apparati, no? Quindi la donna dopo la menopausa, a distanza di diversi mesi, tende ad avere, no? Specialmente le donne che hanno avuto più figli durante, no, la vita fertile, tendono ad avere dei prolassi, no, dei genitali, quindi prolassi utero-vaginali. Poi si assiste anche a una riduzione dello spessore della vascolarizzazione delle mucose e dell'epidermide, quindi si perde la lucentezza della cute e le strutture di sostegno della cute stessa vengono a meno, per cui iniziano le rughe e l'invecchiamento anche, diciamo, secondo l'effetto cosmetico, no, che si perde, no, con la menopausa. Quando abbiamo detto rughe, secondo me qualcuna un attimo a casa è andata nel panico. Ecco, è un effetto importante, perché sì, la carenza ormonale, in modo particolare di estrogeni, praticamente agisce, no, la presenza dell'estrogeno agisce sulle strutture di sostegno sottocutanee e connettivali, per cui venendo a meno gli estrogeni, queste strutture di sostegno vengono a meno, per cui la pelle cede, perde di luminosità anche, per cui anche la donna, io dico sempre, la donna sessantenne che fa terapia ormonale sostitutiva rispetto a chi non la fa, praticamente la vedi proprio dall'aspetto, sì, dall'aspetto proprio fisico. E adesso quindi andiamo, invitiamo le donne a non cambiare, sì, canale. No, secondo me sono tutte collegate, perché poi adesso continueremo, quindi... Prego, dottore, continuiamo a vedere un po' gli effetti. Adesso gli effetti tardivi della menopausa sull'apparato genito urinario. Cosa determina la carenza di estrogeni sull'apparato genito urinario? Determina una serie di modificazioni. Addirittura, ecco, a livello delle mucose urogenitali, la carenza di estrogeni determina una diminuzione dello spessore della mucosa vaginale e vescicale. C'è una diminuzione della produzione di glicogeno da parte delle cellule ed una modificazione della flora batterica dell'ecosistema vaginale. Quindi cambia per questo anche il pH vaginale da acido si fa più basico, e questo diminuisce, no, la resistenza al trauma e alle infezioni. Per cui la donna è più soggetta a avere delle cistiti ricorrenti, infatti la donna dopo la menopausa, proprio per effetto della carenza ormonale. E c'è anche una diminuzione della vascolarizzazione. Tutti questi sintomi, cioè tutte queste modificazioni, sono responsabili di una sintomatologia importante che va dal prurito, secchezza vaginale, quindi difficoltà nei rapporti, nell'avere rapporti, quindi dispareunia, ed è uno dei sintomi per cui la donna si rivolge molto spesso al medico, no? Perché in seguito ai rapporti poi subentrano le vaginiti ricorrenti, le cistiti, e a volte proprio per la modificazione anche come dicevo prima, la tendenza a avere dei prolassi urogenitali, si possono praticamente avere anche delle perdite involontarie di urina. E considerate che quando c'è un'incontinenza urinaria, per la donna incomincia anche, sì, un dramma. Questi quindi sono gli effetti, no, che si hanno a livello della struttura, dell'apparato genitale. Quali effetti subisce invece il sistema cardiovascolare?
Anche qui gli estrogeni determinano praticamente dei cambiamenti, soprattutto dove? A livello dell'assetto lipidico. Io ecco, vi faccio un esempio. E per quanto riguarda le malattie cardiovascolari, la donna prima della menopausa eccezionalmente si ammala di malattie cardiovascolari, a meno che non ha delle predisposizioni anatomiche. Per cui l'ipertensione e l'infarto è una patologia sconosciuta prima della menopausa. Dopo la menopausa, già a distanza di 6 mesi a un anno, il rischio di avere una patologia cardiovascolare è uguale a quella dell'uomo. Perché? Perché cambia l'assetto, con la carenza ormonale cambia l'assetto lipidico, diminuisce praticamente l'HDL colesterolo, che è il colesterolo che protegge, no, dal processo di arteriosclerosi, aumenta l'LDL colesterolo, che è il colesterolo cattivo, le arterie si induriscono, per cui aumenta le resistenze vascolari, quindi col rischio di ipertensione, no? Si ha un cambiamento della bilancia coagulativa, per cui c'è una coagulazione che favorisce la formazione di trombi a livello degli arti inferiori, e c'è una maggiore, laddove c'è una predisposizione familiare, c'è una tendenza a praticamente a manifestarsi una patologia diabetica. Per cui tutte queste modificazioni si ripercuotono sul sistema cardiovascolare, aumentando il rischio di ipertensione, che è un rischio poi per l'angina, per l'infarto e per l'ictus, praticamente per tutte quelle patologie che possono causare, no, dei deficit importanti in un organismo. Poi ancora gli effetti della carenza ormonale, no, si possono ripercuotere sul sistema nervoso centrale, perché la carenza di estrogeni e di progesterone praticamente va a influenzare le funzioni cognitive, la memoria soprattutto. Difatti è classico, no? Nella donna in menopausa e un post-menopausa ricordare gli eventi passati ma non ricordare gli eventi recenti, proprio per effetto praticamente della carenza ormonale. Poi ecco, la carenza degli estrogeni incide molto sul tono dell'umore. La donna poi che inizia la menopausa ha un'età dove ha un matrimonio alle spalle, no, di 30 anni, no, almeno di 25-30 anni, i figli che ormai hanno raggiunto l'età, no, dei 20-22 anni, per cui la donna vive come un senso di abbandono, no, all'interno dell'ambiente familiare. E questo praticamente, questa situazione si accentua ancora di più quando inizia la menopausa, perché la carenza degli estrogeni, andando a condizionare il tono dell'umore, no, e la sessualità, no, e poi anche la stabilità vasomotoria, sono tutti sintomi che poi si ripercuotono praticamente sul tono dell'umore. Quindi la donna, no, tende alla malinconia, no? Si tende poi più alla depressione, si tende agli stati d'ansia, no? A vivere le situazioni con stati d'ansia, e per cui vedi, quando subentrano questi sintomi che mettono poi in pericolo anche, a volte possono mettere anche in pericolo, no? I rapporti di coppia, no? La relazione di coppia, ecco, in questi casi qui io direi che intervenire con delle terapie ormonali sostitutive sarebbe l'ideale. E poi ecco, diciamo che queste carenze ormonali nel tempo portano, oltre alla depressione, possono favorire, laddove c'è una predisposizione familiare, no? L'Alzheimer, che è una patologia importante, che quando arriva, diciamo, mette in ginocchio un pochino le famiglie, o il Parkinson, che anche questa è una malattia degenerativa, no? e neurologica, che però può essere favorita dalla carenza ormonale. Poi ecco invece un altro tema, no, che si presenta tardivamente durante la menopausa è praticamente l'osteoporosi. Noi dobbiamo considerare che siccome la popolazione, no, si invecchia sempre di più, è sempre maggiore il numero degli anziani, e chiaramente noi abbiamo che verso l'80 anno di età, l'ottava decade, la nona decade di vita,
una delle patologie più importanti sono le fratture traumatiche, no, che colpiscono il femore, le vertebre o i polsi praticamente. Perché? Perché la carenza ormonale o la carenza di vitamina D, che è ostacolata proprio, no, l'assorbimento intestinale di vitamina D è ostacolato dall'assenza di ormoni, questi due fattori in modo particolare determinano praticamente una decalcificazione delle ossa nel tempo, quindi diminuendo la resistenza dell'osso e l'elasticità stessa, creando un'osteoporosi che è la causa delle fratture. E diciamo che chiaramente se non si fa una prevenzione, dobbiamo dire che una delle situazioni che gravano sulle spese della sanità in Italia sono praticamente gli interventi o tutti gli interventi riabilitativi che praticamente si hanno sulle persone anziane. Perché poi quando la persona anziana si ferma anche molto spesso, sì, anche la famiglia che perde, no? Perché certo, sono praticamente, no, che accudiscono i genitori anziani, e si ha anche una perdita di giornate di lavoro anche, no, all'interno della famiglia. Del nucleo familiare. Sì. Poi ancora andando avanti, ecco, possiamo dire che la qualità di vita in menopausa quando subentra cambia, la qualità di vita cambia e vediamo che i disturbi somatici, i problemi estetici, i problemi psicologici, le caratteristiche socioculturali, l'ansietà, la depressione, i problemi sessuali vanno a interferire con la qualità della vita. Finiamo, prima di andare in pubblicità, con quelle che sono le strategie, che sono molto 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 interessanti, e le persone a casa le vorranno sapere, perché abbiamo fatto un quadro molto ampio, quindi andiamo a vedere. Allora, un po'. Io dopo aver introdotto la problematica, no, della menopausa, averle messe, no, sul tavolo, noi adesso dobbiamo mettere in atto un piano che deve avere differenti obiettivi. No? Innanzitutto noi dobbiamo creare un counseling particolare, no, con le pazienti e cercare di farle capire perché è bene, no, iniziare a trattare praticamente la menopausa, sia consigliandogli di stili di vita particolari oppure cercando di consigliarle a fare delle terapie ormonali sostitutive. Questo perché? Perché noi dobbiamo risolvere il problema dei sintomi menopausali, che praticamente risolvendo i problemi menopausali, cioè questa sintomatologia, noi miglioriamo la qualità di vita. Poi con la menopausa abbiamo detto che l'organismo tende praticamente ad ammalarsi, quindi dobbiamo fare la prevenzione delle patologie che sono correlate alla menopausa e all'età. Poi bisogna ripristinare un ambiente ormonale volto a contrastare i fenomeni della senescenza e, come, no, in conclusione, dobbiamo preservare il senso di benessere psicofisico e migliorare quindi la qualità di vita. Quindi noi concludiamo adesso questa prima parte, no, di questa, diciamo, di questo incontro, ecco, con questi punti che sono le strategie che poi noi affronteremo poi nella seconda parte. Quindi perfetto Claudio, sei stato super esaustivo, super interessante, io immagino le persone a casa che prendono appunti. Quindi adesso andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo con tutte quelle che sono tutta la seconda parte. Quindi ci fermiamo qualche istante, a tra poco. Eccoci qua, ben ritrovati per questo speciale di agosto di In Salute. Io direi di riniziare subito, Michi, perché la tematica è bella densa. È bella densa e le persone sicuramente vogliono sapere quelle che sono le strategie. Ormai li abbiamo provocati con questa puntatona. Facciamo un veloce recap per le persone che magari si collegano adesso. Oggi parliamo con il direttore dell'ospedale Fano Pesaro, il dottor Claudio Ciccoli, di menopausa. Abbiamo visto l'insorgenza intorno ai 45-55 anni, la durata
della vita che si è allungata, e quanto questo non è una malattia, ma sicuramente un cambiamento che le donne devono apprendere, e quindi serve educazione. Per questo Claudio oggi ci ha fatto il piacere e l'onore di essere qua. Abbiamo visto che va a incidere sul sistema cardiovascolare, sul sistema nervoso, a livello osseo. E adesso, visto che abbiamo fatto questa bellissima introduzione, andiamo a vedere cosa fare a livello proprio di trattamento, sì, terapie, per avere la miglior qualità di vita possibile delle donne che ci stanno seguendo. Quindi Claudio, ridiamo la parola a te e ci appendiamo dalle tue labbra. Bene, allora, dopo aver introdotto, no, tutta la problematica, no, e avervi dato delle informazioni sulla menopausa, vediamo quali sono le strategie per affrontare, ecco, tutta questa sintomatologia che il più delle volte mette diciamo in allarme, diciamo, la quotidianità, il vissuto della paziente che vive la menopausa. E possiamo, ecco, dire che ci sono delle strategie terapeutiche che si avvalgono di stili di vita, no? Di buona alimentazione, io dico sempre, e poi, ecco, dell'uso anche di terapie ormonali sostitutive, oppure anche in alternativa ci sono anche altre terapie che mirano laddove non si possono fare dei trattamenti ormonali sostitutivi. Ci sono delle terapie che mirano a risolvere il sintomo, no? Perché io dico sempre che quando noi facciamo una terapia ormonale sostitutiva andiamo a risolvere tutti i sintomi, no, della menopausa. Quando invece facciamo delle terapie specifiche, no, con un determinato farmaco andiamo a colpire il dolore dei dolori osteoarticolari, con ad esempio degli analgesici, oppure la secchezza vaginale laddove non si possono usare terapie ormonali, no, ci sono dei trattamenti come acido ialuronico, oppure terapie fisiche che possono ripristinare, ma sono terapie che non danno lo stesso risultato delle terapie ormonali, perché le terapie ormonali, io dico sempre, sono terapie fisiologiche, perché non c'è nulla di fisiologico come un trattamento ormonale. Voi considerate che gli ormoni li produce l'organismo stesso, per cui la donna fino a 50 anni, no, ha un ovaio che produce estrogeni e progesterone. Nel momento in cui non vengono più prodotte, ecco, c'è praticamente, no, inizia la menopausa. Se noi ristabiliamo un trattamento ormonale sostitutivo, praticamente la donna neanche si accorge di andare in menopausa e vive quella continuità ormonale prevenendo una serie di sintomi. Quindi, ecco, io già avevo impostato questa diapositiva dove ogni donna in menopausa ha la sua terapia, perché non tutte le donne devono fare una terapia, no, in menopausa. La scelta e la durata devono dipendere da quella che è la sintomatologia, perché ci sono donne che vanno in menopausa, stanno bene, anzi si liberano da una serie di patologie come le metrorragie, dolori per la presenza di fibromi, no, oppure tutta quella sintomatologia importante dovuta al flusso mestruale o al ciclo mestruale, che con l'inizio della menopausa sono come liberate. Invece ci sono donne che fino a quel momento sono state in pieno benessere, che con l'inizio della menopausa cadono in un baratro e si sentono praticamente perse. E allora quindi vediamo che ci sono donne, casi e casi, e quindi la terapia dipende dai fattori di rischio, dai sintomi, no? E dalla qualità del rapporto poi che si instaura, e io dico importante, tra il ginecologo e la donna, perché noi dobbiamo anche dire che oggi purtroppo la donna viene assalita da informazioni che praticamente non sono sempre scientificamente corrette, per cui molte volte fare terapia ormonale sostitutiva per la donna vuol dire aumentare il rischio dei tumori, soprattutto al seno, ma come vedremo in seguito, siamo qui anche per questo, non è così, giusto, quindi... non è così. Quindi devo cercare di sfatare anche qualche falso, sì, mito, giusto? Sì. E allora, quindi, preservare la salute della donna in menopausa, quindi affrontare quella che è la patologia organica, no? Risolvere i disturbi vasomotori, i sintomi psicologici, e dare un'immagine migliore della donna stessa, cercando di agire su due leve. Una, agire sulle misure comportamentali, e l'altra sulle misure terapeutiche.
Ecco, le misure comportamentali sono praticamente, vanno considerate come stile di vita e come un regime dietetico. Le misure terapeutiche, quelle che utilizzano praticamente farmaci. Quindi queste sono le due armi a disposizione che ha ogni donna nelle... E voi che siete dei fisioterapisti, no? Sapete che lo stile di vita è importante, come soprattutto il controllo del peso corporeo, l'esercizio fisico adeguato, no? Almeno 3 volte alla settimana, camminare a passo veloce 30 minuti al giorno, no? Frequentare palestre, praticamente, ecco, abituare l'organismo a mantenersi sempre in movimento. No? Poi, e questo, chiaramente, come abbiamo visto, è una prevenzione sia per la menopausa, ma per tantissime, ma anche per tantissime. Ma e adesso noi oggi affrontiamo il problema della menopausa, per cui, no, anche per la donna è importante mantenere lo stile di vita. Sì. Poi fare dei controlli clinici periodici, controllando, no, i valori pressori, che dopo la menopausa tendono praticamente ad aumentare, i valori glicemici, perché laddove c'è una familiarità, dopo la menopausa più facilmente si instaura un diabete. E poi controllare anche il profilo lipidico, perché il colesterolo, praticamente, come abbiamo detto anche in precedenza, no, cambia l'assetto, che da favorevole prima della menopausa diventa sfavorevole, no, per la costituzione di una aterosclerosi, aumentando i fattori di rischio cardiovascolari. Poi importante è anche il regime dietetico. E chiaramente una buona alimentazione è lo specchio anche di una buona salute, di una buona, praticamente, di una buona qualità di vita. Quindi bisogna soprattutto ridurre l'apporto calorico in rapporto a quelle che sono le esigenze individuali, e diminuire la quota dei grassi. E se si utilizzano i grassi, utilizzare soprattutto i grassi insaturi, quelli che ritroviamo nell'olio extravergine di oliva, quelli che ritroviamo praticamente anche nell'olio di mais, oppure ridurre utilizzare anche i carboidrati, ma soprattutto quelli a catena lunga che ritroviamo nella pasta, magari una pizza una sera si può anche mangiare, no? E lasciando da parte invece quelli a catena corta che ritroviamo nell'alcol oppure nei dolci, no? E anche aumentare il consumo di alimenti ricchi di calcio in prevenzione all'osteoporosi, quindi far uso anche di formaggi, di prodotti caseari, no? Soprattutto usando prodotti magri, no? E poi anche mangiare cereali e verdure che sono ricchi anche di vitamine. Quindi un corretto regime dietetico associato a un buon stile di vita, no? E praticamente sono un'arma importante. Ma non sempre tutto questo è sufficiente. E allora praticamente, no, esistono anche, laddove ci sono situazioni importanti, no, ci sono delle terapie in menopausa. E la terapia ormonale sostitutiva è una delle armi migliori. Poi ci sono anche farmaci che agiscono sull'osso in prevenzione all'osteoporosi, e la terapia con fitoestrogeni, che sono gli estrogeni che ritroviamo in natura, che però non hanno lo stesso effetto degli estrogeni naturali, quelli che produce l'organismo, ma che però, laddove ci sono delle controindicazioni a utilizzarli, no, questi fitoestrogeni potrebbero essere una valida alternativa. Come agisce? La terapia ormonale sostitutiva è una somministrazione sia di estrogeni che di progestinici, o di soli estrogeni quando la donna non ha l'utero, no? Alle dosi minime efficaci, per creare praticamente una situazione ormonale che possa dare praticamente una stabilità generale a tutto l'organismo. Infatti la terapia ormonale sostitutiva è una terapia sistemica, perché va a agire laddove ci sono i recettori dove agiscono gli estrogeni, quindi in tutti gli organi e apparati. Quindi c'è un ripristino di un livello ematico costante di estradiolo, e questo praticamente ha delle azioni quindi protettive sull'osso e sul sistema cardiovascolare, e anche sui sintomi, no, urogenitali che abbiamo visto prima, e una prevenzione anche sui sintomi neurologici. Però prima di affrontare una terapia ormonale sostitutiva, ecco, bisogna fare dei controlli, perché sono farmaci a tutti gli effetti, per cui, ecco, la paziente deve rivolgersi o a uno specialista ginecologo o anche un endocrinologo.
E perché? Perché il medico deve far subito un'anamnesi, non un pochino approfondita, e vedere se ci sono praticamente delle patologie familiari che possono controindicare una terapia ormonale sostitutiva, sottoporre la donna ad un esame clinico, controllo della pressione arteriosa, sottoporla a un pap test, fare un'ecografia pelvica, una mammografia e fare un'indagine biochimica, no, generale, per vedere se ci sono appunto delle controindicazioni a livello dei vari organi e apparati. E quando va iniziata la terapia ormonale? Va iniziata più precoce possibile, perché nel momento in cui, se noi facciamo passare del tempo, già la donna, i primi sei mesi, un anno di interruzione dalla menopausa a un anno, comincia a subire delle modificazioni, soprattutto a livello del sistema cardiovascolare, che una terapia estrogenica tardiva potrebbe avere invece delle controindicazioni piuttosto che dei favori. E anche nella postmenopausa avanzata, praticamente, se c'è una sintomatologia, bisogna interagire subito con dei trattamenti. E quanto dura la terapia? La terapia, per avere i suoi effetti, almeno deve durare 5 anni. Poi vanno fatti dei controlli e dei follow-up periodici. Una donna che fa terapia ormonale sostitutiva deve una volta all'anno fare una visita ginecologica, fare un'ecografia transvaginale per controllare lo stato dell'endometrio, che è la mucosa che riveste praticamente la cavità uterina, che può essere soggetta a delle modificazioni quando si fa questo tipo di trattamento. Poi deve fare una mammografia, ma chiaramente la mammografia è una ecografia al seno, e le donne la devono fare comunque indipendentemente dalla terapia. E poi, ecco, vedere sempre, valutare quando si fa una terapia ormonale sostitutiva, calcolare i benefici e i rischi a cui si va incontro. Ma quello praticamente, ecco, con una buona anamnesi il medico già... Questo ovviamente è compito, sì, 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 medico, quindi compito... Però, ecco perché noi dobbiamo spiegare alla paziente quelli che sono i benefici del trattamento ormonale sostitutivo. Innanzitutto agisce sui sintomi. La donna che entra in menopausa, che ha un'alterazione della sfera psicoemotiva, un trattamento ormonale sostitutivo che può risolvere questo, come... Anche la terapia ormonale sostitutiva, bisogna dirlo, anche ha un effetto cosmetico sulla pelle, perché se noi continuiamo, diamo una garanzia di somministrazione continuativa nel tempo di estrogeni, no, la pelle rimane sempre trofica. E diciamo che le industrie cosmetiche dicono che non c'è miglior terapia che l'ormone, no, rispetto a tutti i prodotti che ci sono praticamente in commercio. Poi agisce sugli sintomi psicologici e anche sui sintomi genito-urinari. Poi, ecco, si fa, facendo terapia ormonale sostitutiva per almeno 5 anni, si fa una prevenzione per l'osteoporosi, per le malattie cardiovascolari, sulla depressione e anche sul morbo di Alzheimer. Quindi, in totale, nel complesso, la terapia ormonale sostitutiva migliora la qualità di vita. Ed è quello che noi dobbiamo raggiungere come obiettivo, perché visto che viviamo di più, sì, bisogna aumentare, ecco, non solo gli anni di vita, ma la qualità, di come quello ci importante. Si arriva. E questo ci piace. Dobbiamo dire però che ci sono anche delle controindicazioni sulla terapia ormonale sostitutiva, e chiaramente con un'attenta anamnesi noi le scopriamo tutte. Ad esempio, un sanguinamento uterino anomalo, che può praticamente, no, farci ricondurre ad un carcinoma dell'endometrio, chiaramente potrebbe essere una controindicazione assoluta ad un utilizzo di una terapia ormonale sostitutiva. Come la donna che è stata colpita da un carcinoma mammario, chiaramente non può essere sottoposta alla terapia ormonale, come la donna che ha una tromboembolia di un arto inferiore in atto, oppure ha una malattia epatica, tipo in corso di epatite, sia acuta che cronica, e chiaramente non sono praticamente indicate le terapie, mentre che una volta erano controindicate, ma oggi praticamente hanno il via libera alcune patologie come il carcinoma dell'ovaio, il carcinoma cervicale. Queste donne che vengono colpite da queste patologie anche neoplastiche possono avvalersi della terapia ormonale sostitutiva, come chi si offre di diabete, ipertensione e obesità.
Poi, ecco, dobbiamo anche dire che ci sono dei fattori che limitano l'uso delle terapie ormonali sostitutive. E questo praticamente entriamo in gioco un po' tutti, perché no, la cattiva informazione porta il più delle volte a non fare dei trattamenti utili per la donna che in quel momento praticamente vive una situazione di disagio per la menopausa stessa. Per cui, no, uno dei motivi per cui la donna non affronta la terapia ormonale sostitutiva è la paura del tumore della mammella, no, che è la principale causa di limitata utilizzo di queste terapie ormonali sostitutive. Perché? Perché c'è stato sempre, no, c'è sempre stato un'informazione dicendo che le terapie ormonali portano, aumentano il tumore della mammella. Io ho una diapositiva qua che vi voglio far vedere, che poi dopo ritorniamo a quella, che questa qua, vai avanti, guarda, la, perché è importante, perché subito, perché è importante, perché, perché su questa diapositiva noi vediamo gli l'aumento del rischio relativo di vari, delle varie componenti. Questo è molto interessante. Guarda, il fumo di sigaretta aumenta il rischio relativo da 1, lo passa a 1,50. Quindi lo aumenta del 50%. Sì. La prima gravidanza, oltre il 30 anni di età, aumenta il rischio relativo sempre pari al fumo di sigaretta. Quindi bisogna fare i figli in età giovane per prevenire praticamente certe patologie. Come la BMI, l'obesità. L'obesità è uno dei fattori di rischio. Guardate, la terapia ormonale sostitutiva, praticamente fatta per 10 anni, ha un indice di rischio relativo minore al fumo. Per cui praticamente con questa diapositiva noi sconfessiamo il rischio che la terapia ormonale sostitutiva può avere sulla, sulla mammella. Quindi questo è anche un modo per informare le persone, anche perché molte persone magari a casa, non essendo ovviamente del settore e avendo dei timori, vivendo in una situazione di disagio, molte volte il sentito dire, e in, queste, in questo canale, in questo programma abbiamo visto tanti falsi miti in varie argomentazioni, si tramandano e bloccano alcune situazioni che invece potrebbero portare effettivamente ad una situazione migliorativa. Poi ci sono anche tanti pregiudizi che bisogna, no, sconfessare, come ad esempio molte pazienti pensano che utilizzando terapie ormonali sostitutive, no, si ritorna fertili. No, la fertilità è la mancanza degli ovociti e non della produzione ormonale. Oppure far ritornare il flusso mestruale. Chiaro, se utilizziamo alcuni schemi di terapia il flusso mestruale ritorna, ma se usiamo altri schemi di terapia, no, la donna rimane in amenorrea pur avvalendosi del vantaggio, no, dei trattamenti ormonali sostitutivi. Poi ci sono dei convincimenti errati, come fa venire il tumore, fa ingrassare, fa male al fegato, bisogna fare troppi esami prima di iniziare a fare il trattamento. Per cui io ritorno sempre al counseling, che è importante quando si instaura un buon rapporto tra il medico e la paziente. Che è un rapporto di fiducia. È un rapporto di fiducia. Poi io questo molte volte mi dolgo di queste cose, c'è una scarsa partecipazione anche dei medici di medicina generale ad affrontare i problemi importanti della menopausa. Se noi, noi possiamo dire che la maggior parte delle patologie che si instaurano nella tarda età sono dovute praticamente a una mancata prevenzione di quelli che sono i rischi che porta la menopausa. Per cui se noi riprendiamo, no, lo stile di vita e lo curiamo meglio, se praticamente facciamo una buona alimentazione e se ci avvaliamo laddove possibile anche dei trattamenti ormonali sostitutivi, noi praticamente faremo una buona prevenzione anche verso le patologie. E molte volte c'è anche una scarsa partecipazione dei medici specialisti nell'affrontare questa tematica. Poi ci sono anche notizie allarmanti da parte dei mass media e della stampa, no? Oppure ci sono anche le amiche e conoscenti che si professano sempre. Il cugino. No? Ecco, o il vicino di casa che si professa sempre come quello che dà miglior consigli nell'affrontare determinate patologie. Ok, noi Claudio ci stiamo avvicinando al termine. Al termine. Quindi
Sì, quindi ecco, allora io allora volevo concludere con un monito, che praticamente sì, c'è la necessità durante la menopausa di una valutazione globale che tenga conto di tutti i molteplici fattori che praticamente interessano la menopausa. Cercare quindi di elaborarli tutti, cercando sempre poi di trovare una personalizzazione, no, nella donna, in quel caso specifico, di una terapia che potrebbe essere una terapia di consigli, di stile di vita, oppure una terapia, no, fatta da trattamenti farmacologici stessi. E è sempre necessario quindi concordare con la donna la terapia, fornire spiegazioni dettagliate importanti, discutere i possibili effetti collaterali, discutere gli eventuali rischi, ascoltare ogni singolo disturbo e pianificare soprattutto i controlli. Questo probabilmente è la cosa più importante. Importante. Il rapporto ginecologo-paziente. Paziente, quello è importante. Infatti io voglio concludere con tre punti principali. Uno, che la maggioranza delle donne in post-menopausa può praticare e fare la terapia ormonale sostitutiva. La maggior parte di esse non può trarre che beneficio, no, da un'attenta terapia ormonale sostitutiva personalizzata. Alle poche donne che non possono fare la terapia ormonale sostitutiva, dobbiamo consigliare delle terapie alternative. E concludo dicendo che la menopausa rappresenta un'opportunità per la donna da cogliere, perché per iniziare o continuare un buon programma di salute. E questo, praticamente, con questa ultima diapositiva, che io praticamente voglio salutare tutte le pazienti che si trovano in menopausa, che accolgano praticamente questi messaggi che noi abbiamo voluto dare e che ne facciano tesoro e che praticamente poi si rivolgano alle persone competenti che possano insieme affrontare e discutere e risolvere queste tematiche. Grazie mille, bello, Claudio, abbiamo concluso proprio con una cosa veramente bella, un messaggio che sicuramente tutte le persone che ci stanno guardando a casa, soprattutto in questa puntata di pubblico femminile, si porterà a casa e abbia la voglia di iniziare, se non ha già iniziato, la prevenzione e tutto quello che riguarda l'opportunità di essere in salute anche nel periodo della menopausa. Quindi Tommy, ringraziamo Claudio. Grazie mille, dottore. No, io vi ringrazio dell'opportunità che mi avete dato, perché è un tema che mi sta a cuore. Io vengo da una formazione già negli anni della specialità, fatta a Modena, con il mio professor maestro Andrea Riccardo Genazzani, che è stato nel mondo uno dei menopausologi più famosi e più, diciamo, ecco, istrionici, no, nel mondo della cultura e scientifica. E l'abbiamo percepito tutta questa cosa. Noi nel Fanese siamo molto molto fortunati a avere un direttore come lei, adesso lei, dopo la puntata che ci siamo dati del tu. Bene, Michi, siamo giunti alle conclusioni, sì. Ringraziamo ancora il dottor Claudio Ciccoli per la sua presenza oggi. E Michi, abbiamo fatto un'estate tutta per le donne alla fine, perché abbiamo trattato dei temi abbastanza importanti, quindi qualcuno potrebbe pensare anche che qualche tematica era un pochino più ostica, perché nel mese di luglio abbiamo parlato addirittura del tumore al seno con l'Università degli Studi di Urbino, quindi ci ricordiamo la professoressa Elena Barbieri, che salutiamo da casa. Quindi abbiamo dedicato un'estate tutta alla donna e tutte delle problematiche molto sentite. Quindi speriamo che da casa abbiano apprezzato, noi come sempre ce la mettiamo tutta. Ovviamente. E ci vediamo ad ottobre con la prossima stagione di In Salute. A presto!